Screen Assurdo e vi abbiamo in questo nuovo episodio di Minecraft Oceano. Questo è l'episodio 5 e siamo in compagnia di Luca Archita. Bella a tutti ragazzi. Come sempre, che ci accompagnerà lungo tutta l'avventura in questa serie. Nell'episodio precedente stavamo cominciando piano piano a dare forma alla base della nostra casettuccia. Quindi io niente, direi di mettere a cuocere l'altra pietra. Vediamo se ha finito. Sì, questa sì. E questa anche. No, qui è finito anche il carbone. Allora, prendiamo la pietra, la dividiamo in tre, così, e prendiamo questi. Lo dividiamo in tre anche qui. Facciamo così. Perfetto. Abbiamo, credo, abbastanza blocchi, ci dovrebbero abbassare. Alla diete ne do un po'. Allora, tu fai di qua, Quanta pietra hai preso? io vado di là. Scato. Comincia. No, sta fa troppo lungo, Fen, comincia a venire verso di me. Ok. Mi si è buggato. In che senso? Via qua? Ah, te sei messo sotto? Però a me certe volte capita, rompilo e rimettilo sopra. What the fuck? Ecco, mi sono dimenticato di mettere il cronometro. Faccio partire adesso. Perfetto. Tu dove sei? Ecco, di qui. Un'altra volta. Ho trovato una caverna. Ho trovato una caverna sott'acqua comunque. Ok, Sto mo laggiù. c'è rimasto da fare praticamente il pavimento e Eccola. il pavimento lo continuiamo sempre con questa pietra qua, che figo, è molto togo. Oddio, che spettacolo sta caverna. Aspetta, sto risalì. Oddio, ma che è qua sopra? È come. No! No, aspetta, è bravo. Ah, io ho finito la pietra. Ecco. Niente, io vado a prendere un'altra po' di pietra. Vabbè, Qui vedi un al. po'. Via. Ah, qui abbiamo altri Oh. 14. Che? Mi casco dentro l'acqua, non so perché. No, e dai. Ti ad un tanto metti queste. Ti è. Via qua, pia. Aspetta, dove stanno? Ecco. Io vado di sotto e prendo un'altra po' di pietra. Oh, allora reggimi in piedi sulla pietra. Aspetta un attimo, ho bisogno di un piccone. I need a stecchini. Ah, sto quasi arrivando a 64 blocchi di pietra. Qui la caverna mi sta facendo un po' paura, sinceramente, perché è tutto buio.
Ma già abbiamo finito il turbone. Ah no, ci sta, ci sta. Ci sta ancora? Sì, però via, perché abbiamo completato. Una volta finito il abbiamo finito tutto, eh. Ok, allora mo solo trovo. Lo trovi, prendilo. Certo. Tanto un po' di ferro. Aspetta, continuo a prendo il doppio della pietra che ho preso prima. Che poi ci facciamo anche il pavimento per il secondo piano. E le mura intorno facciamo tutto in legno. Tu c'hai, che c'hai, l'arco? Sì. Ok, allora prendo un po' delle cordicelle così. Lo faccio pure io per colpire da lontano, perché se ogni volta che mi avvicino a un creeper riesce sempre a esplodere nella maggior parte di casi mi ammazza sempre, quindi una sega. Allora uno sta qui. Ok, non te l'ho visto qui, infatti. No, sono cascato di sotto. Ah yeah. Però ho trovato l'altra ragnatela, quindi ecco, ce ne sta un'altra. Abbiamo un sacco di ferro, wow. Abbiamo 33 pezzi di ferro. Perfetto. Allora, prendiamo tutta la terra, prendiamo la torcia, così. Ok, sta risalendo, eh. Abbiamo due blocchi di 64 e più altre 4 di pietrischio. Ah, è pietrischio. Vero, il carbone. Ah, qua c'è sta un pochetto. Ok, ne sta in abbondanza in questo buco. Ok. Ecco, ho finito il piccone. Vabbè. Per adesso vanno bene questi, tanto stanno sulla strada per scendere giù in caverna, quindi non stanno lontani. Li possiamo raggiungere quando vogliamo, quindi possiamo anche prenderli dopo. Quindi nel frattempo io consiglierei di mangiare, perché sto a pezzi sotto questo punto di vista. Ancora che piove intanto, eh. Già. Allora, mettiamo nel... Io faccio un attimo una cesta qua giù, perché mi serve, mi è tutta la roba. Ok. Allora mettiamo qui 64 di pietrischio e qui altri 64. Poi aggiungiamo un po' di carbone per ogni fornace e siamo a posto così. Intanto qui nella cesta metto le cose di superfluo che ho, come le rotaie, la ghiaia, selce. Ah, ecco, mi faccio un arco adesso. Aspetta, come si faceva? Così e così, eccolo qui. Hai visto la pietra? Sì, la sto già cuocendo nella fornace. La prendi un'altra? No, no, va bene così. Anzi, sulla strada per andare giù, quando prendi la scala proprio per andare nelle caverne, dovresti trovare tipo una buca che ho scavato sulla destra, dove c'è stato un po' di carbone che non sono riuscito a prenderlo perché mi si è rotto il piccone. Trovato, sto prendendo. La mia nuova texture è troppo bella. Ok. Ok, altri 24 lastre di pietra da poter piazzare così. Bug. Allora, sì, mi serve un bel piccone. Ce lo facciamo sempre in ferro, perché tanto prima o poi ce lo dobbiamo fare, quindi ok. Saliamo su. Thank you.
finito le lastre di pietra. Prendiamo un'altra. Io mi sto a fare uno stack di pietra, eh. Ok. Ok, altre 4. Ok, c'è uno stacco di pietra io. C'è il carbone qua giù? Bravo, vedi se trovi un altro po' di carbone che ci serve. No, minchia, non casca, non casca, non casca, non casca. Ok, bravissimo. No torce. No, sono cascato. Ok. Your channel was edited. Ciao, c'è stato qualche problema con TeamSpeak. Aspetta che vado un attimo a vedere. Ho sentito anche io. Però io non so buono in inglese, quindi ho sentito solo channel. Ok. Tutto a posto sembra. Quindi possiamo continuare la nostra esperienza. Ok, altre 24 lastre di pietra. Abbiamo fatto veramente una piattaforma per la casa, una base molto grande. Quindi uscirà fuori una casa di quelle abnormi. Ho messo doppio qui. Dai, rompiti, maledetto. No. Ok, non sono riuscito a prenderle. Abbiamo perso così senza motivo. East. Sì? Ti conviene mettere qua, no, eh? Che cosa? Le fornaci le ho messe due qua. Come prima, no? Almeno ce l'abbiamo subito qua. Sì, ma ha fatto male a mettere tutta questa roba qua sulla linea. Che poi qua ci tocca fare i muri della casa. Vabbè, dopo li tagliamo. Ma intanto qua c'è molta roba da portare in mano. Tanto come pavimento. Ci impiegheremo anni per finire sta casa. Forse per il decimo episodio avremo la casa completa. No, forse. Non riuscivo a pensare perché ho visto i pezzi di pietra. Ma qua ancora piove. E piove pure di brutto, eh? Allora aspetta, facciamo così, guarda. Io ti do. Allora, via qua. Ti troppo la pietra, vabbè, questi qua non ci fa niente. La lastra di pietra. Continui tu, fai sta cosa. Io invece mi prendo. Aspetta, posa un po' di terra che c'ho sulla cesta quella di sotto. Quella tutta di terra. Perché mi serve spazio adesso. Io intanto comincio a fare i muri esterni. Quindi prendiamo il legno. Oddio, adesso verrà. Ok, abbiamo un sacco di assi di legno. Ma proprio un sacco. Facciamo così. Ok, possiamo iniziare. Quindi facciamo qua. Spostiamo le stesse cose dentro. Eh? Spostiamo queste cose dentro perché non c'è spazio.
Ma perché manca, ne ho fatto un blocco in meno? Come un blocco in meno? La striscia qua? Questa la lasci così, qua fa l'ingresso e poi qua davanti la porta. Vabbè. Aspetta, prendo tutta sta roba, sì, tanto c'è tutto libero, quindi qua posso pure rompere. Oh, dammi la cassa. Vabbè, tanto mo metto io dentro. Basta cosci però. Intanto fare il muro fino a qua. E poi rimangono fuori però. Vabbè, tanto la cesta mo la metto qua. C'è la rivolta pure dentro. Vabbè, finiamo di fare cosce queste cose, che tanto hanno quasi finito. Ma questa ha già quasi finito il carbone, quindi ce lo mettiamo noi. Vabbè, io continuo. Anzi no, facciamo che ti lascio un buco. Oh, che palle. Ok, hanno finito tutte e due le fornaci, eh? Dammele, mi servono, ho già finito tutto. Allora, le prendiamo. Le spostiamo. Le mettiamo qua dentro. Mettiamo qua. Ridammi la pietra mia. Mettiamo il carbone dentro. Poi, tieni, questa è la pietra. E okay, siamo ok così. Ok, è finito il tempo. Quindi niente ragazzi, anche questo video si conclude qui. Quindi se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, un commento. E se non siete già iscrivetevi al mio canale e a quello di Luca Archida, che trovate sicuramente in descrizione. Quindi niente, per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Qui è tutto e bye bye.